Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parleremo di disfunzioni binoculari, un argomento molto interessante. Le disfunzioni binoculari non sono altro che dei disordini della visione binoculare che vanno a compromettere in un certo qual modo il benessere visivo degli individui, e non solo il benessere visivo, ma anche quello di tutto l'organismo, perché il sistema visivo è perfettamente integrato, o almeno dovrebbe, in situazioni diciamo di normalità, con il resto dell'organismo. Le disfunzioni binoculari vanno ad incidere negativamente sulla binocularità in genere, oppure sull'identificazione, ovvero la capacità di capire cosa stiamo vedendo, oppure la localizzazione spaziale e quindi la capacità di capire dove è il target o i target che stiamo vedendo e dove siamo noi rispetto ad essi. Tuttavia non è possibile fare una vera e propria distinzione netta fra queste due tipologie di disfunzioni binoculari, perché praticamente vi è un doppio sistema effettore, quindi quello che regola l'identificazione e in particolar modo l'accomodazione, e poi quello che regola la localizzazione spaziale, quindi la vergenza, in un unico sistema visivo che è perfettamente poi integrato con il resto dell'organismo. Quindi il più delle volte succede che le disfunzioni binoculari di tipologie diverse si combinano e quindi ne possiamo trovare non solo una, ma magari due alla volta nello stesso individuo. Ad esempio può accadere che l'insufficienza di convergenza, che è una disfunzione binoculare che diciamo, va a incidere sulla localizzazione spaziale e in particolar modo anche sulla fusione, va praticamente a combinarsi con un eccesso accomodativo, il quale diciamo, si viene a creare per compensare il deficit portato dall'insufficienza di convergenza. Fondamentale nel rilevare le disfunzioni binoculari è l'età, specialmente in età prescolare, per andare a prevenire uno scarso rendimento scolastico. Bisogna tenere d'occhio elementi quali il rapporto a CSUA, che è fondamentale per le disfunzioni binoculari, e poi la localizzazione spaziale, quindi le forie, e fare molta attenzione diciamo per le deviazioni ESO specialmente, e poi bisogna stare attenti anche ad altri fattori, ad esempio come strabismo e ambliopia, che possono andare a ridurre la stereopsi o creare comunque soppressione e quindi compromettere il rendimento visivo di un individuo. Oppure dobbiamo stare attenti anche a fattori che riguardano la condizione visiva, più nello specifico le ametropie, ad esempio l'ipermetropia latente. Anche quella può diciamo, creare dei problemi a livello di disfunzioni binoculari, quindi dobbiamo stare anche attenti a questi fattori. Come abbiamo già detto, si dividono in disfunzioni binoculari dette accomodative. Prima abbiamo detto di identificazione, però è lo stesso dire accomodative, le quali vanno a essere l'eccesso accomodativo, oppure detto impropriamente spasmo, ma vedremo che sono due cose differenti, la paralisi accomodativa, l'insufficienza accomodativa, l'infacility e l'insustained. Poi ci sono quelle fusionali, prima le abbiamo chiamate di localizzazione spaziale, ma anche per questo caso è come dire la stessa cosa, e esse sono presenti in tutte le direzioni. Abbiamo le forie verticali, oppure abbiamo quelle in direzioni ESO, e quindi abbiamo eccesso di convergenza, sufficienza di divergenza ed ESO di base, e poi abbiamo quelle in direzione EXO, e quindi abbiamo insufficienza di convergenza, eccesso di divergenza ed EXO di base. Poi ci sono altre disfunzioni binoculari che riguardano l'oculomotricità e la binocularità in genere, come la binocularità fragile o inefficiente. Dunque nei prossimi video le andremo a vedere nello specifico. Per ora è tutto, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, bella OptoStyle!